Salve ragazzi, sono io, Mr. Tyke, e benvenuti a questa 14ª puntata di Minecraft con Modpack Vaults. Ci eravamo lasciati qui in miniera e qui in miniera ci ritroviamo, benissimo. Sì, qua avevo tappato il buco che avevo detto, così almeno non ci vado a finire dentro ogni volta e ho potuto allargare lo scalino. Allora, cosa faremo quest'oggi? Quest'oggi, ho visto che mi sono stufato di scendere giù in miniera a piedi, cominceremo le basi della Railcraft, cioè la mod che c'è in questo modpack che gestisce i minecart, i binari e i vari trenini. E qua ci saranno molte novità, infatti ci soffermeremo un pochettino, non molto, però vedremo un pochettino di cose, visto che sembra un po' più dispendioso fare i binari, ma alla fine dei conti, se facciamo due calcoli, conviene molto, conviene davvero molto. Dobbiamo andare sempre in miniera, mi dimentico sempre, in quelle nuove miniere da esplorare, però vabbè, amen. Allora, ragazzi, mi raccomando, fate un po' di visualizzazioni sui video, così almeno io ne farò sempre di più, perché se non ne vedo tanti non mi convinco. Comunque fa niente, dai ragazzi, non importa, farò lo stesso video, non sono così pignolo, l'importante è farvi divertire e l'importante è che ho finito le batterie del mouse. Bene ragazzi, che bella cosa, ho finito le batterie del mouse. Prendiamo le batterie, sì, vabbè, via, buttiamo tutto via per l'altra. Allora, due batterie, sono diventate già 8 batterie. Allora, 2 batterie, eccole qua. Apriamo sto mouse pacco. Proprio adesso mi dovevi abbandonare, brutto. Allora, mettiamo le batterie rigorosamente ricaricabili. Voilà, e voi vi mettete a ricaricare dopo. Benissimo, eccolo qui il mio nuovo mouse. Bene ragazzi, ok, siamo arrivati qui. Allora, adesso dobbiamo fare un po'. Ah, va bene, volevo farvi una sorpresa, aspettate. Però ormai è inutile mantenerlo come una sorpresa, perché guardate qua cosa stavo facendo. Ta-tan! Stavo facendo una nuova stanza, più che altro era per l'assembly line, davvero molto molto spaziosa, quindi la casa comincia a diventare un po' più grande. Ragazzi, volevo mantenervela come sorpresa e già nella scorsa puntata, voi mi sa che non ve ne siete accorti, ma già era tutto pronto così com'era. Solo che oggi dovremmo lavorare un po' fuori e quindi ho detto non ve la nascondo perché sicuramente mi sgamerete. Ed ecco qua la nuova stanza. Dobbiamo mettere anche i vetri, ma vabbè, fa niente. Allora, lavoriamo con la Railcraft, quindi... Ah, una cosa che dovevo dire a uno dei nostri... del nostro pubblico, ecco, a uno di voi dovevo dirvi che mi diceva che non gli appariva il NEI, questa mod che abbiamo per la gestione degli items e per il crafting, che premendo il tasto scompare, quindi se a qualcheduno quando preme il tasto E per entrare nell'inventario non gli esce questa lista con tutti quanti gli items e i blocchi, basta premere il tasto O e appare tutto quanto, ok? Perché mi hanno fatto notare che forse è meglio che dire questa cosa qui. Allora la Railcraft, dobbiamo, per craftare i binari non è il crafting standard, ci vogliono dei standard rail, che sono i binari direttamente di ferro, e le traversine per tenere i binari, quindi il crafting diventa abbastanza reale. Per craftare le traversine ci vuole del cresote oil, lasciamo perdere queste, non mi viene il nome, vabbè, queste basi qua che non sono, mi viene da dire le pressure plate, ma non sono pressure plate, sono metà blocco di legno comunque. Ma quello che ci soffermeremo adesso è il cresote oil, che è il cresote bucket, che vabbè, può farlo sia in bottiglia che in secchio, che praticamente è l'olio che ci consentirà di tenere le rotaie sempre vive, quindi che non si rovinino presto. Come craftare la fornace, tra virgolette fornace, che crea questo olio? Allora,
Andiamo a vedere, io non mi ricordo il nome, quindi lo cercheremo. Allora, ecco qua, innanzitutto questi qua sono tutti i binari che sono presenti nella Railcraft, quindi è una mod veramente completa, per non parlare poi di tutti quanti gli altri oggetti che ci sono, gli altri blocchi oggetti. Adesso il detector non so se fa parte della... no, non fa parte della Railcraft, vediamo un po' da dov'è. Eccolo qui, Coke and Oven Brick. Questo qua sono i blocchi da cui è composta la fornace, perché la fornace sarà una fornace abbastanza grande. Per craftarla, sandy brick. E come fate sandy brick? Vedi, qua c'è già. Questo qua di solito è il crafting standard, quindi sabbia e poi i mattoni. Vediamo un po' però com'è il sandy brick. Non ci conviene. Due mattoni e una sabbia. Due mattoni e una sabbia. Due mattoni e due sabbie, quindi aspetta. Quindi qua ce ne da uno. E qua ce ne da uno. Eh no, ci conviene fare questo qua. Quindi dovremmo fare molta sabbia. Perché ce ne vogliono per terra. Ce ne vogliono 3, 6, 9. Quindi ce ne vogliono 9. Ci vogliono 18 blocchi. Se ho fatto i calcoli giusti, ci vogliono 18 blocchi. Ci vogliono 18 blocchi. 17, perché uno, se non sbaglio, non ci ho messo. 17 blocchi. Quindi ce ne vogliono. Sabbia a volontà ci vuole 17 blocchi, quindi devo fare due calcoli. Allora 17 per 4, che sono i 4 blocchi di ci vogliono 68 di clay. Ci vuole, questo è sicuro. Vabbè, ma la clay è facile da trovare. Poi ci vogliono 17 per 5, 85 blocchi di sabbia. Allora qui andiamo a dormire e facciamo tutto quanto. Io non volevo farlo in registrazione, però faremo tutto quanto in registrazione, ragazzi, perché sennò sembra soltanto video guida, dai, anche un po' un let's play, ragazzi. E io devo finire di dire, ragazzi, ragazzi, chi è quello lì? Che armatura c'ha? Cos'è, l'armatura in ossidiana? Sì, ma un altro mob? No, belli, ma ce ne sono troppi fuori. Allora, innanzitutto facciamoci una bella pala. Pala, mi sa che ne dobbiamo fare anche due, va. Ma io c'ho un legnetto solo, non è giusto. Allora, vabbè, fa niente. Uno, due. Un'altra pala. Poi facciamo una spada. Questo bastoncino che ci è avanzato. Sì, ma dobbiamo cominciare a fare spade di ferro qua, ragazzi. Ragazzi, bisogna andare avanti. Io qua sto rimanendo indietro, non siamo andati ancora neanche nel Nether. Allora, nell'inferno. Allora, fammi andare via. Se esplodi qui. La spada, dammi la spada, la spada! Bastardo! Non mi hai dato la spada, non mi hai dato! L'avevo craftata la spada! Non l'ho presa! Adesso me l'ha data. Ma allora sei stronzo forte. Cosa ho trovato? Grazie Creeper Creeper. Ma questa qua è quella micro miniera. No, questo qua è un laghetto sotterraneo come al solito, dove ci sono un po' di minerali. Quindi noi ci schiaffiamo una bella torcia. E se vedete ancora scuro, ragazzi, ditemelo, perché devo aumentare la luminosità, perché alcuni mi dicono che si vede scuro, alcuni dicono che va bene, alcuni mi dicono che è sopportabile. Ditemi quello che devo fare e io lo faccio. Allora, risaliamo su, questo qua lo lasciamo lì. Bene, grazie a un creeper abbiamo trovato una microcazzilla qua. Tu qua, vacca, cosa ci fai? Cosa ci fai? Cosa ci fai te qua? No, niente, senza che mi rispondi. Hai capito? Maleducata. Bene, dai, oh, qua siamo usciti per prendere la sabbia e stiamo uscendo per cazzeggiare. Allora, ci serve parecchia roba. Allora, qua, la sabbia qua non volevo toccarla. Andiamo fuori di lì. Oh, anche te fuori. Qua c'è qualche falo nel recinto.
Ok, qua possiamo scavare a volontà. Allora. No, perché ho sbagliato? Questo già non dovevo metterlo qua, sennò adesso tutta l'acqua entra, eccola. Adesso facciamo una bella barriera corallina. E scaviamo, scaviamo la sabbia e facciamo i castelli di sabbia. Trallallero. Trallalla, trallallero, scaviamo sta buca, così almeno poi quando non me ne accorgo ci cado. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah. Ah, ma stavo cantando. Non me ne ero accorto. Allora. Quanto siamo? Ok, siamo 64, manca poco di sabbia. Siamo a posto, ma poi quello che ci serve di più sarà la clay. Già che ci siamo, spacchiamo anche questo. Eccola lì la clay che ne stavamo parlando. Ma già che ci siamo, ripuliamo tutto qua. Dai, che tanto quella sabbia mi serve anche per i vetri. Voilà! Sì, dovremmo averne. Ora andiamo a prendere la clay. Ottimo, direi. Cosa facciamo qua? Facciamo un'altra. Eh no, ma perché poi. Andiamo sott'acqua. Qua torce, ragazzi, sott'acqua non ne posso mettere, mi dispiace. So che vedrete scurissimo. Ok, quanto ce ne volevano? Me l'ho già dimenticato. Qua non è che mi è scappato qualche blocchetto di clay. No. Allora, andiamo a vedere se troviamo altra clay. O Sasha Grey, non lo so. Se dobbiamo trovare Sasha Grey o la clay, non importa. È importante che sia uno dei due. Vabbè, a me importa più. Sasha Grey un po' di più mi importa. Allora. Vabbè, dopo questa. Vabbè, chi non lo conosce, meglio che lasciamo perdere. E andiamo a prendere un po' di clay. Clay, eccola qua. Quanto saremo arrivati? A poco più che niente. Clay, metti stop, metti pausa, metti clay. Ma qua ce n'è di clay, va. Siamo già a 64, vabbè, facciamone ancora un po', facciamone quanto la sabbia, visto che ne serviva meno della sabbia. Oh, un altro laghetto. Eccola lì, altra clay. Ce l'ha anche qua, ma. Prendiamo questa qua, va, ragazzi. Dobbiamo trovare anche delle canne da piantare. L'ho detto che serviva la pala, va. Trallallero, io galleggio, io voglio galleggiare come fa, sto omino qui. Ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi, se volete seguirmi sono anche su Google Plus con nome Angelo Arieta, quindi se volete venire su Google Plus, io ci sono tranquillamente Google Plus o Google Plus. Se volete venire su Facebook, sono sempre Angelo Arieta, per il momento non ho cambiato ancora il nome. Se invece volete venire su Steam, perché sono anche su Steam, e volete seguirmi lì, sono Angelo, sì, sono Angelo Arieta, sono Mr. Tyke senza de. Così almeno ci teniamo in contatto anche attraverso maggiori social network o piattaforme di gioco come Steam. Di gioco, di gestione di giochi, vabbè. Ludo qualcosa lo chiamano. Allora, abbiamo tutto quanto. E adesso mettiamo a cucinare tutto quanto.
Bene, ci serviranno un po' più di fornaci. Qua la fornace elettrica non ha voglia di craftarne un'altra. E quindi mangiamoci una bistecca perché, come al solito, voi non mi avvisate che devo mangiare. Ok. E taratira taratata taratira taratata taratira taratata. Cuciniamo subito la clay. E come si faceva la fornace elettrica? Che magari ne facciamo un'altra se si può fare. Ele, aspettate un attimo perché io devo farvi un altro tutorial che mi sono dimenticato di farvi. Purification chamber. Era questa qua, mi sa che. Sì, la champagne. Ah, no, aspetta. Enrichment chamber, atomic core, platinum dust, obsidian dust. Poi non è che ce ne vuole tanto, da farlo. Però quanti ce ne vogliono? Due. Sì, vai tranquillo. Vai tranquillo, vai tranquillo che ti farò presto. Vai tranquillo. Faccio un'altra fornace, vai, ci metto 2 secondi forse. Electric furnace. Voilà. Ci vuole tutto sto steel. È un electric. Ah, non c'è una voglia di farlo. Ci vuole tutto quel carbone. Guarda. Vecchia maniera. Sabbia. E niente, perché non c'è niente da mettere. Cosa ci metto? Cosa ci metto? Non c'ho niente. No, ragazzi, no, no, no. Non va bene, non va bene, ragazzi. Non va bene. Allora io mi vado a fare un po' di legna con una bella ascia. Mi prendo due piantine di. Due alberelli. Stavo scappando qualcosa che non doveva scappare. Oddio. Va bene. Dai, prendo 2 alberelli, adesso a parte gli scherzi, scherzi a parte. Andiamo fuori. Oh! Vedi, capito che sono ingrassato, ma adesso non uscire manco dalla porta. Sì, tra un po' diventa anche buio. Bene, 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 la fortuna è dalla nostra parte oggi, ragazzi, come al solito, eh. Adesso spacchiamo qua. Mio alberello. Metti stop. Metti pausa, metti play. Caro nonno, sono diventato gay. Cioè, non io, è una canzone, ragazzi. Ah, mamma. Così almeno, quasi quasi facciamo anche un'altra lezione di Fortnite, però mi sa che non la facciamo oggi, ragazzi. Cespugliamo tutto qui, poi il resto pensiamo dopo. Intanto qua sta facendo un buio che non vedo io, figuratevi, figuriamoci voi, non per insulto, ma perché sappiamo che cosa succede da parte di YouTube. Perché io poi ho riprovato a guardare i video che salvo si vedono bene, poi i video su YouTube si vedono scuri. Quindi non riesco a capire. Ciao bello, fatti carezzare. Ah, te ne scappi. Quindi non è un problema da parte di registrazione, però vedo sempre di risolvere al meglio come posso fare, aumento la luminosità. Allora. Questi a posto. Qua, come va? 29, ne dobbiamo fare un'ottantina. Ah, qua è ancora tutto montato. Infatti dice, ma cosa c'è qua? Batterie ne abbiamo abbastanza, voglio. Basta. Allora, andiamo. Poi l'assembly line la sposteremo fuori sopra. Sta porta mia, mamma mia! Ogni volta che ci posso si apre sempre, oh! Sì, io apro qua, benissimo. Allora facciamo un bel lavoro. Uno bello lavoro. Facciamo un po' di carbonella nel frattempo. Qua siamo a 36, 30, 36, 36. Cominciamo appena. Grazie! Una caccolina di naso. Allora. Intanto svuotiamoci qua la roba che abbiamo.
Paper non ce ne serve abbastanza, se ne abbiamo, cioè non ce ne serve molta che ne abbiamo abbastanza. Ah, una cosa ragazzi, una bellissima cosa che volevo farvi vedere con la wrench, che non vi ho fatto vedere quando abbiamo fatto il crate per ovvi motivi, perché non avevamo ancora la wrench. È che se prendiamo, adesso non so se come si fa. Voilà, se premiamo col tasto destro sul crate, il crate si smonta. Si smonta il crate. Poi cosa succede? Questo perché se noi vogliamo portare il crate con tutto quanto quello che c'è all'interno del crate, quindi in questa casa della terra, vogliamo spostarlo da altre parti, possiamo tranquillamente farlo, ragazzi. Come facciamo? Allora, tasto destro sul crate, lo prendiamo e subito. Ci muoviamo più lenti. Slowness ci dà l'effetto di lentezza, perché ovviamente siamo carichi. Siamo carichissimi. Forza, sforza talmente tanto che a momenti si fa addosso. Bene ragazzi, quindi noi posiamo di nuovo il crate. Infatti se vedete, guarda, se osservate bene, quando io lo tolgo la grafica se ne va normale, quando io lo metto si abbassa l'omino. No, dovrebbe abbassarsi, vero? Non lo so, vabbè, comunque si abbassa. Ah no, non si abbassa, vabbè, la grafica diventa. Si guati chiupa, dai, va bene. Ok, qua, 15. Ah, mettiamo a posto qua, tutto bello in ordine col tasto R. No! Ok, tasto R. La vista è fantastica, purqua tutta la complì, diceva una vecchia canzone. Tanto qua cominciamo a cucinare. Cuciniamo, cuciniamo. Non c'è niente da fare, l'electric furnace e l'electric furnace. Facciamo una bella cosa, finiamo questi 6 e poi cominciamo a cucinare la sabbia, così almeno poi nel frattempo che craftiamo mettiamo da cucinare altra roba. Allora, aspetta un attimo, quanti erano? Erano 4, quindi 68 di sabbia, quindi ce ne vogliono altri 4, niente di che. 1, 2, 3, 4. Quindi poi basta cucinare soltanto la sabbia, ragazzi. Ma cosa ha fatto? Perché ho. Ma io sono un cretino forte. Mi sono confuso, infatti mi sembrava un pochettino più chiaro. 1, 2, 3, 4. E qua abbiamo finito di sciogliere la cazzilla. No! Ma cosa sto facendo? Me ne sono accorto adesso! Non devo cucinare la sabbia, ma sono deficiente! Scusatemi, ragazzi! Meno male che mi sono girato! Meno male, meno male, meno male, meno male! Vabbè, invece mi servono dopo. Abbiamo fatti 8, vanno bene. Mamma mia, che deficiente! Chissà voi da quanto tempo state ridendo alle mie spalle. Malvagi, 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 malvagi. Madonna mia, ma è stata la prima volta che ho avuto una sensazione del genere. Proprio la figura del coglione, coglione, senza censura qui, è proprio figura del coglione. Wow, Electro Bow. Wow, come si fa? Voglio vederlo come si fa, no! No, ma è una figa. Sì, si può fare. Bene, 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 bene. Cosa sono le carte da uno queste? Ah no, portable e teleporter. Sono le carte da uno. Vabbè, allora. Aspetta, ma ho letto bene? Wow, ma qua ci sono tante di quelle cose che neanche io le so. Cioè, c'è poca. C'è poca roba, ma. Cioè, ci sono poche pagine, ma quelle poche pagine sono veramente piene, eh. Wow, ragazze. Sì, ragazzi, scusa, no, non volevo insultare. Sì, ragazzi che ragazzi. Ok, basta, sono entrato nel momento di panico. Basta, stop. Legna, metti stop, metti pausa, metti play. Voilà. Legno a posto, carbonella a posto. E dobbiamo mettere anche a posto. Oh, lo devo fare sempre, mi dimentico. Le casse. Devo fare un po' di crate. Allora. Craftiamo, craftiamo, craftiamo. Allora,
Vediamo un po' se mi ricordo. Ci vogliono 5 di sabbia. 1, 2, 3, 4, 1, 5. E mi sa che ho già sbagliato. Comunque. 1, 2, 3 e 4. No, no, no. Oh, c'è così? C'è prima, guarda. Come si chiamava quell'affare? Brick qualcosa. Brick che ti sbrick. Allora, aspetta, com'era? Coken over brick. Ok, 5 fuori e 4 dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4. Voilà! Voilà, voilà, voilà! Voilà, 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 voilà! Quindi cominciamo a schiaffarceli tutti. Tanto come al solito io stavo facendo 1, 2, 3, 4. Io adesso non so quanti ce ne vadano. Ah, 17. Adesso mettiamo le 10 per il momento. No! Sì, ce ne vanno giusti giusti. Però ragazzi, ne faccio uno in meno. Vabbè, la facciamo tutti quanti. So. Tanto so, so che ho sbagliato i calcoli. Non so perché, ma so che ho sbagliato i calcoli. E io sono un cretino come al solito. Comunque, va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Quattro chiupi. Allora, shift, premiamo. Voilà, abbiamo preso tutti i 17. Bene. Allora, di solito questa fornace qualcuno la fa fuori, qualcuno non lo so, non lo, io l'ho sempre vista costruita fuori perché è un po', è abbastanza ingombrante, no? Un po' ingombrante. Io preferirei farla dentro, che ne so, possiamo farla già qua dentro, dentro la stanza nuova. Che, vabbè, se no possiamo farla anche qui vicino al letto, non è un problema. Se no smontiamo il letto. Possiamo smontare anche il letto. Ok, basta che poi mi ricordo di piazzarlo. E, bene, cominciamo a costruirla perché i blocchi vanno messi in una determinata maniera che io sicuramente sbaglierò. 1, 2, 3, ma ci arriva fino a. Mi sa che è giusto giusto fino al soffitto perché sono sbagliato. E niente. 3. Ah! Si può rompere? Bene! Vabbè, speriamo che si può rompere col piccone di ferro. Quindi questi due blocchi qui li possiamo rompere di vetro. E ci mettiamo un po' di cobble click. Di cobblestone. Allora. Poi. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2 e lo sapevo che. Scusa un po', allora sono 6, 12, 18. Ah, sono 9, 9, 18, 27. Ah! Ah, 27, ne mancano altri 10. 9, 18, 27, ne mancano altri 6, 9. 9. Ok, quindi andiamo. Allora, clay ne ho, oh, fa voglia, vabbè, ce l'ho sotto la sabbia, mettiamo a cucinare un po' di clay al volo. Allora, sì, bisogna cucinare la clay. Fare 36. Facciamo direttamente uno stack di sabbia. No, no.
Questa qua dietro casa la possiamo raccogliere. Sapevo come hanno fatto i calcoli male, ve l'avevo detto ragazzi. Io penso che fossero di più, però sono di meno ed è meglio. Meglio meno che più, guarda, perché poi tanto quella roba lì, se non sbaglio, non può essere usata da nessun'altra parte. Guardate ragazzi, ho disfatto il laghetto dietro casa solo per voi, questo è onore. Ora qua sti mob dove sono? Qua sotto sicuro. Dai. Mamma mia, se non lo finisce sto zombie. 40, ancora pochi mi manca. Comunque voi se vedete qualcosa che non, nel caso io non vedessi qualche minerale, qualcosa, voi tranquillamente commentate ragazzi, non è che mi offendo. Ho vedete sempre un altro altare. Oh, ferro! Bene, bene, meno male allora che c'è scavato qua. Devo togliere tutta l'acqua. Però l'ho quasi finito. Vabbè, andiamo. Sono uscito proprio dall'acqua come da film, lentamente. E dovrò allargare quella bella farm di grano. Allora, anche se problemi di cibo non abbiamo, abbiamo un casino di carne, abbiamo. Allora, qua tu avrei finito senz'altro, vero? Vabbè, nel frattempo craftiamo quello che abbiamo. Oh, l'avevo pure visti che erano 7 anziché 8, eh? Proprio cretino. Ragazzi, non lo faccio apposta, sono veramente così cretino, eh. Questo qua l'aspettiamo così almeno li facciamo direttamente. Sono curioso proprio di andare a vedere la batteria. Se sti UPS funzionano bene. Ma comunque va abbastanza corrente. Certo, abbiamo usato non molti, cioè abbiamo usato abbastanza. Comunque dobbiamo fare anche altri generatori. Questi qua, come ho detto, li useremo come generatore di riserva. Bella sta piccola assemblina, veramente carina perché proprio perché è piccola. Poi ragazzi, è un sistema di automizzazione. Automazione, come si dice, veramente bello. Poi vi faccio vedere se il progetto va avanti. Cioè, se questo, se, o anche, cioè, se vogliamo fare quel lavoro lì, come mi viene in mente a me, ragazzi, veramente bello. A me non piace tanto, io vedo degli altri mod pack dove c'è la Buildcraft o altre mod, dove si usa il Quarry soprattutto, però sì, è carino, perché è carino, però c'è qualcosa che non va, nel senso perché in Minecraft devi andare in miniera, cioè è bello, cioè se uno non ha voglia di andare in miniera, ok, posso dire fai il Quarry tranquillamente, che è per chi non lo sapesse è un macchinario che scava da solo e fa tirare via i minerali già da solo.
E, ok, funziona, come è stata messa questa con la fornace. Finisco il discorso e poi vi spiego. E, va bene, ok, può andare anche bene, però... Cioè, è un macchinario che scava da solo automaticamente, metti già dentro le casse, tutto quanto. Sì, per chi non ha voglia di andare in miniera è carino. Però Minecraft, ragazzi, bisogna andare in miniera, Minecraft, bisogna andare in miniera. E niente, quindi il sistema invece che faremo noi automatizzerà lo smistamento dei minerali, però in miniera ci dovremo andare direttamente noi. Però qua a me sto coso non mi piace perché occupa veramente troppo spazio, lo mettiamo in una nuova stanza, scusatemi, però mi piace fare le cose precise. Sarà che avrò studiato da geometra, ma poi da geometra non ho fatto niente, questo qua è il risultato. Allora, abbiamo visto la fornace come si fa, la spostiamo e vi spiego il funzionamento di questa fornace. Il letto ce lo ripizziamo e poi le finestre qua ce le metto io con calma, ragazzi, tanto no. Vabbè, mettiamo qua, qua sta meglio secondo me. Adesso capisco perché la mettono fuori sta fornace. Sì, poteva metterla tranquillamente fuori e poi facciamo entrare semplicemente il muso della fornace, eh? Si poteva tranquillamente fare sta cosa qui. Però mettiamola dentro, va bene dentro. Qua ci metteremo qualcosa, sopra mobile. Sì, hai capito tutto proprio. È enorme come fornace. Però ho deciso di farla così, facciamola così. Voilà, eccola qua. Capirete che va bene dal momento in cui esce questo spioncino. Allora, come funziona questo tipo di fornace? Questo tipo di fornace, innanzitutto devo dire che va solo per il momento, a quanto ho studiato io e a quanto mi ha detto anche 898. Va solo a carbone. Carbone, carbone, non carbonella. Adesso ci proveremo perché io non ci ho ancora provato, ma ho solo sentito. Magari ci vanno altri minerali. E quando vedete che metto pausa, non è che taglio il video, è proprio perché sono io cretino che schiaccio continuazione ESC e vado in pausa. Ecco. Va solo a carbone, stavo dicendo. Però proviamo anche la carbonella perché non si sa mai. E se voi già sapete come funziona la Minecraft. Ovviamente se dovete correggermi, correggetemi e se sapete che va ad altri materiali, tranquillamente ditemelo. Allora, tasto destro. Carch core sicuramente non va, infatti non me lo fa mettere. Legna non credo nemmeno. Possiamo provare semplicemente con un tronco, vediamo un po', ma neanche col tronco credo che vada, va solo col carbone. Adesso solo per farvi vedere, ragazzi, so che è una noia sta cosa, cos'è? Un Ender, minchia. Cosa? È un creeper. Allora. Con legno va! Con legno va! Avete visto, ragazzi, abbiamo scoperto una cosa insieme, che con legno va. Quindi non dobbiamo continuare a mettere il carbone, perché il carbone costa veramente, cioè, e lei costa veramente. Se andiamo in miniera ne abbiamo una quantità industriale. Però se non abbiamo molto, come in questo caso, può andare anche a legna. L'abbiamo scoperto noi in diretta. Bene, 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 bene. Ok, cosa succede? In questo caso è un processo molto lento. È già lento di suo, ragazzi, quindi non vi preoccupate. Dal carbone o da questo carburante, ma credo che non cambi il risultato. Qui arriverà un nuovo carbone che adesso mi sfugge il nome, vediamo un pochettino se lo vediamo. È un carbone un po' più chiaro. È un carbone un po' più chiaro, dovrebbe essere nei prossimi. Non ho sbadigliato, ragazzi, tranquilli. È un carbone un po' più chiaro. Coca-Cola, se non sbaglio. Non co ma no, non era una battuta, ragazzi, mi è uscita una sola Coca-Cola. Aspetta. Allora. Vediamo come si chiama Coke veramente.
Eccolo qui, l'ho trovato. Coal coke, ecco, la volete al contrario, però se è coke coal ci sta. Viene fuori questo carbone che serve col tasto U. No, con U. Vabbè, comunque viene fuori qua. E se ci proviamo non mi dice niente. Non mi ricordo a che cosa serve in particolare. Comunque noi per il momento non lo utilizzeremo, perché possiamo fare tutto quanto in un'altra maniera rispetto alla Railcraft che viene messa negli altri modpack. Potrei, noi in questo caso, in questo, almeno adesso sto parlando in questo momento, poi sicuramente in futuro mi rimangerò le parole come al solito. Però perché se schiaccio il tasto... Ah, ecco, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Eccolo qui. È un carbone normale praticamente. Brucia più veloce. È un carbone, a me sembra qua, se schiaccio il tasto U mi dice che è un carbone più veloce, semplicemente per cucinare. Va bene. Comunque, ah no, qua fa il carbone. Adesso ho capito, se ci mettiamo come combustibile il legno, ci dà il carbone, la carbonella. Ci dà. Se ci mettiamo il coal, ci dà il coal coke, che è un altro tipo di carbone. Se voi notate bene, qui c'è un serbatoio. Alla fine questa fornace serve semplicemente per questo, adesso sto capendo. Questo serbatoio è il serbatoio di Cresote Oil. Se vedete qua c'è una leggera linea piccolina gialla. È il Cresote Oil proprio perché è giallo. E con il processo di combustione che viene fatto attraverso la carbonella o il... il carbone o il tronco, ma penso che noi da adesso in poi utilizzeremo soltanto il tronco, così almeno abbiamo tranquillamente la carbonella pronta per fare altre cose, non per fare i barbecue. E praticamente da questo processo di combustione, adesso non so chi più o chi meno, chi produce di più, chi produce di meno, comunque col tronco se ne è prodotto 250 su 64.000, poi vedremo col carbone quanto se ne produce. E viene prodotto il Cresote Oil, che attraverso il Cresote Oil, come vi ho fatto vedere all'inizio, si possono creare le traversine dei binari. 1, 2, 3, 4. Si possono creare le traversine dei binari. Allora, io però mi ricordo che di binari ne dava di più. Adesso andiamo a vedere nel frattempo che cucina lì. Mi ricordo che ne dava di più. Booster 8. Ah, di quelli di legno, queste cose sono di legno se non sbaglio. Wooden rail, eccole qui, di legno. No, sempre 16 ne ho. Questo cosa sono? Gutted truck. Boh. Ce ne sono tantissimi, ragazzi. Embargo, disposal, control truck, one way. Reinforced, decoupled, non so, ce ne sono tantissimi. Davvero tanti. Giunzioni di binari. Sono degli scambi diversi che dovrebbero essere utili, a me sembrano scambi. White Rock, ce ne sono parecchi ragazzi, ce ne sono parecchi, sì. Infernal Brick. Witch Level. Block Signal. Questi qua mi sa che Switch Level serve per gli Switch. Eccoli qui, sì. Switch track, sì. Comunque, a me risultava che ne dava di sé di più, vedasse di più, però non fa niente, da quello lì. Liquid fluid. Ah, ecco, poi dopo ci sono degli altri, anche degli altri minecart, ragazzi, degli altri minecart che vi devo fare assolutamente vedere, vedere. Vediamo un po' se li vediamo, lì c'è il minecart normale. C'era un minecart particolare, particolare. Eccoli qui. Eccoli qui. E qua infatti c'era caso strano, c'è anche il coal. Coal coke, coke coal. Allora, salpetere se non sbaglio va craftato, perché l'altra volta l'avevamo visto. E comunque. Salpetere? No, va craftato. No, boh, non so. Vabbè. E allora, anchor cart. Bisogna un carrello. Poi c'è gift cart. Ci sarà qualcosa, una sorpresa, che ne so. Pumpkin cart, quindi ci sarà la zucca sopra forse con la luce? Boh. Tank cart, sicuramente il tank cart conterrà dei liquidi, quindi per portare dei liquidi in giro.
Poi TNT Kart, questo è quello più bello, che lo lanciate può esplodere. Track Relay Kart non lo so, Undercutter Kart non lo so, comunque questi qua forse servono, non vorrei dire una castroneria, però forse servono per scavare, non lo so. Work Kart, e poi vabbè, noi abbiamo i carri normali, quelli con l'accesso e tutto il resto. Con la Railcraft possiamo scaricare, caricare automaticamente, quindi capito, i processi si possono tutti automatizzare con calma, però lo stile di gioco rimane sempre quello. Allora, noi cosa abbiamo fatto qui? Niente. Ah, eccolo qui, sì, ok. E eccolo qui, come vedete abbiamo fatto il coal, 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 coal. Basta perché mi sono abusato troppe volte. Quanto creosote oil abbiamo prodotto? Ne produce addirittura di meno, ragazzi. Ne produce. No, 25, no, ne produce di più. Ne produce 500, ne produce. Quindi con il carbone produce più creosote oil rispetto al tronco. Questo è una descrizione vostra se volete usare il coal al posto del tronco o via dicendo, noi useremo di più il tronco. Adesso per il momento schiaffiamocelo qua e via, quindi dovremmo arrivare a 1000 di creosote oil. Qua si ci mette il secchio o una bottiglietta, e così almeno poi nel crafting del binario, tac, si mette o il secchio o il creosote oil. Vediamo gli altri crafting. Queste qua sono le capsule di creosote oil che si possono tranquillamente mettere. E io, quanto ho visto, alcuni addirittura mettono. Ah, si accende anche, non l'avevo visto. Alcuni mettono dei tubi per aspirare il creosote oil e metterlo dentro altre cisterne. Ma qua la cisterna che c'è ha voglia, ce ne sarà abbastanza. Comunque, magari quelle sono cose che faremo più avanti tranquillamente. Allora, ragazzi, non vi vendo materassi, eh? Non mi metto a fare come avete quattro che vende materassi o qualsiasi ora. Vabbè, dopo questa battuta orrendissima. Ragazzi, allora, abbiamo visto come fare la fornace di. Boh, per fare il creosote oil, non mi viene il nome di quella fornace. Nella prossima puntata vedremo come fare i binari. E poi assembleremo tutto quanto, sempre tutto nella prossima puntata, tranquillamente, così almeno possiamo andare mano a mano avanti. Ragazzi, ok, vi ho fatto perdere una puntata intera per farvi vedere come fare la fornace. Vi ringrazio per la visione, come al solito, mi raccomando, più visioni uguale più video. E volevo rispondere a, non mi ricordo chi adesso perché al volo ho fatto il video, e mi aveva chiesto se facevo un video sulla Volts online, quindi come fare un server Volts, almeno quanto ho capito. Sì, si può fare tranquillamente, e vi spiegherò tutto quanto in una puntata a parte che non entrerà in questo let's play, sarà una guida a parte. E niente, vi dicevo, grazie mille per le visioni. Se vi piace il video, mi raccomando, mi piace e commentate, ragazzi, commentate, che fa sempre piacere. E per oggi è tutto. Ciao a tutti, ragazzi.